Presidente, a un'ora da Milano, a Milano in un'ora, come continua questo processo che vede insomma il centro studi sempre in prima linea? Ma io direi molto bene, tra l'altro adesso siamo, mi viene da dire, rafforzati e consolidati anche dall'importante nota che ha fatto il professor Draghi, il presidente Draghi, che evidenzia proprio come la dimensione, il raggio d'azione, come si suol dire, a livello economico, sociale e tecnologico è fondamentale. Quindi in un mondo globale bisogna puntare all'Europa, bisogna puntare ovviamente all'Italia, bisogna puntare a una Milano che non è circoscritta a Milano, ma una Milano che ovviamente appunta a un raggio d'azione molto molto più ampio. Ecco, in questo processo come si innesta Human Technopole e che importanza sta in qualche modo aumentando per sé e per tutti coloro che vivono a Milano? Ma Human Technopole ha l'obiettivo ovviamente di fare ricerca di base, trasferimento tecnologico nel campo del biomedicale e devo dire che da quest'anno proprio ha aperto, giugno scorso, le piattaforme nazionali, quindi oltre a fare una ricerca di alta qualità nel distretto milanese e ovviamente con le università milanesi e con i nostri ricercatori che sono assunti e lavorano all'interno di Human Technopole, anche dato l'opportunità con i primi bandi che tutti i ricercatori di vari dipartimenti, di vari istituti di ricerca delle università italiane possano venire a sfruttare i nostri microscopi elettronici, i nostri strumenti che sono oggettivamente molto molto importanti dal punto di vista tecnologico dell'avanzamento della ricerca scientifica. E allora grazie mille, buon lavoro. Grazie infinite a tutti voi.